amici, abbiamo fatto tardi perché le premiazioni per voi erano tantissime. Avevamo anche delle persone molto importanti da presentarvi, in quanto sono poi dei riferimenti per voi quando crescerete, come la figura del giornalista che vi abbiamo presentato, che sono qui venuti per noi, per voi, per farvi sentire ancora più importanti di quanto voi lo siate già. A questo punto vi voglio ricordare che l'intera manifestazione, proprio grazie a dei giornalisti, andrà in onda su TTS 2000, Teletuscia, canale 172 del digitale terrestre, venerdì 7 giugno alle ore 20:50 circa. Grazie TTS 2000, anche perché è il mio compleanno, quindi me lo prendo come un bel regalo. Adesso ci sono delle scuole che avrebbero dovuto fare delle manifestazioni teatrali qui sul palco. Abbiamo fatto un po' tardi, ma se alcune di loro vogliono farlo, come l'Istituto Canevari o l'Alighieri, voi siete Alighieri o l'Era? Allora, il Canevari, se vuole procedere al suo spettacolo, naturalmente è libero di farlo, saremo qua a guardarlo molto molto contenti. Altrimenti, a chi è rimasto agli Irriducibili, io intanto li tratterrei con un altro ballo, vi va? E allora, in piedi! Vai, 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 ricomponiamoci tutti al centro, riempiamo il buchetto, vai, che così veniamo meglio. Andiamo avanti con un altro po' di divertimento, perché qui a Canto e Disincanto non si smette mai di imparare. Bravi ragazzi, un altro applauso da parte mia. E pronti? Muove anche a questa.
ancora, perché c'è la scuola e Lari. Ok, vai, vai, vedi tutti che li presento. Allora ragazzi, da là, si sale da là. Saluto Canevari, facciamo un applauso grandissimo. E allora lascio a loro lo spazio, mi raccomando ragazzi. Ragazzi, vi voglio attenti perché sono i vostri compagni. Venite anche un po' più avanti sulla vostra scatola se volete. Sono pronte ragazzi, il maestro aiutatele se volete dall'altro lato. Ok, ci siamo, si stanno disponendo e voglio un bellissimo urlo per questa bellissima interpretazione della Divina Commedia. Fate un applauso fortissimo ragazzi, forte, 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 vai, 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 vai. Eccoli qua. Allora io prima vorrei dirvi allora le ultime due parole e poi vi lascio con questi ragazzi. Grazie a tutti quanti, ai giornalisti, alla stampa, alle insegnanti, ai ragazzi, ai più piccoli, ai più grandi, a tutti, 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 alla Indalo Communication che si è occupato di Canto Disincanto, al centro commerciale, al nostro direttore, ai ragazzi ovviamente della direzione, ai ragazzi della sicurezza. Grazie, grazie a tutti. Un bacio da Roberta e vi ricordo 7 giugno 20:50 in onda su Tele 2000, Teleste 2000, mi raccomando canale 172 del digitale terrestre. Andrà in onda questa meravigliosa festa, 10 anni di canto e disincanto solo qui a Viterbo. Grazie Tuscia, grazie a tutti e vi lascio, eccoli con loro, via, buon spettacolo. Amiga, mas estás de malada.
Sull'incubo di tantissime generazioni di studenti. Di che recita si tratta? Non riesco a capire di cosa state parlando. Vogliono che noi stamattina facciamo la recita sul padre della lingua italiana. Ma chi? Zingaretti? Ma quale Zingaretti, Montalbano o Fiorello? Il padre della lingua italiana è Dante Alighieri. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, a quanto a dir qual era cosa dura, essa selva selvaggia, e aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Visto ragazzi, anche se sono vecchio, non sono sorda di sovrannuova. Che stavo dicendo? Secondo me hai dei vuoti di memoria. Come? Non hai studiato storia? Oh no, è pure sordo. Dovete sapere ragazzi che io mi interessai molto della lingua italiana, ma ai miei tempi si usava il volgare. Ah, anche ai tuoi tempi si diventava famosi, se si era volgari, proprio come oggi. Eh già, oggi siamo anche più ignoranti. Poveri ragazzi, l'ignoranza del popolo ha fatto sempre comodo ai potenti. È proprio un inferno. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va dalla perduta gente. Tra la perduta gente, ma chi sta entrato in Parlamento? Peggio, forse entra la Canevari, lasciato in speranza. Pensate al mio stato d'animo, dover entrare là, attraverso la porta dell'inferno, tutta colpa di Beatrice, lei sì che è un angelo. Chiedi libertà, lo sai non sono io, a incatenarti qua, il sentimento va, sono libero da sé. Scatola e tanto meno.
classe. Oh, chi me sta a nominare? Pure qua su un paradiso non si riesce a stampace. Come no? Ah, vedi, Beatrice, laggiù c'è Dante. Tanto gentile e tanto onesta, pare. Invece... Ah, Dante, non è rinascio qua di pannellarlo? Peccato non ci sei cascato dentro. Magari. Pure qua su sei venuto a scocciarle. Cara dolce Beatrice, io i panni li lavo in lavatrice, sai, l'ho comprata lì per Coop. E comunque quello di cui state parlando è un altro scrittore, Manzoni, non io. Angelo mio, non ricordi quante poesie ti ha regalato? Bella roba, certo che me le ricordo. Cioè, ce ne ho il fuoco tutte le sere. Ma invece delle poesie, non lo puoi godere che è un brillocco, sto spiloscio. Ma cara, le poesie sono una ricchezza per l'anima. Sì, per l'animaccia tua. Non si poteva innamorare di me un cacciatore miliardario invece di un poeta squattinato come te. Ma cosa conta il figlio di Mario? Cosa conta il figlio di Mario? Contano le odi, i carni, i canti. Sì, ha voglia a cantare. E dille a sti italiani per le tasse che li poteri non contano. Con le mie poesie rimarrò nella storia. Senti, ne ho scritto ora un'altra per te. Dice, oh no, un'altra mia voce di memoria. Dice, Silvia, rimembri ancora quel tempo dentro la tua vita mortale? Silvia, a me, a Dante, mo basta, fa tornare la memoria, ma va all'inferno. Casomai, siamo noi. Siamo noi che abbiamo scritto una poesia per te. Ascolta. Per molti alunni la Divina Commedia è un incubo, una vera tragedia. Ma per noi, della quarta E, è la storia più bella che c'è. Virgilio l'ha accompagnato in questo viaggio spericolato. Dante è entrato nell'inferno, dove è stato, ma anche in bello. 9 gironi ha attraversato e anche Cerbero ha incontrato. Sulla barca di Caronte è salito, non era tranquillo ma molto impaurito. Ha visto Minosse, giudice infernale, che condanna chi ha fatto del male. All'inferno le anime dannate dal cane infernale sono graffiate. Paolo e Francesca dall'eterna bufera sono travolti dalla mattina alla sera. Lì c'è anche Brunetto Latino, maestro di Dante e di altri bambini. Nicola III è un papa avaro, arricchito i parenti con molto denaro. Nel purgatorio poi Dante è arrivato e con coraggio il monte ha scalato. Dante è giunto in paradiso con il sorriso finalmente sul viso. Nell'Eden egli è arrivato perché di Beatrice ne è innamorato. Dante ci ha insegnato che l'inferno va sempre evitato, perciò i peccati non dobbiamo fare perché in paradiso dovremmo andare. Dalla selva oscura ai campi elisi, ora tocca all'Italia uscire dalla crisi. Tutti noi ci dovremmo impegnare, solo così ci potremo salvare. Bravi! Bravissimi ragazzi, voglio un applauso più forte per la scuola! Ricalerai, vai, bravissimi! Bravi ragazzi, ma non meglio delle mie poesie. Senti, mettila un po' come ti pare, ma va all'inferno. T'ha mandato all'inferno. Finalmente un turista. Vieni Dante. Sai, stavo proprio aspettando qualcuno per un tour organizzato. Sono una guida turistica dell'agenzia Viaggi senza ritorno. È tutto compreso nel viaggio di sola andata. Vieni? No grazie, mi metto una commedia. E Beatrice si rende conto di chi è Dante Alighieri. Ari, eccolo! E la Virgilia sbrigata un po' a portarla all'inferno, così me la sarà in pace finalmente. Mi raccomando, fagli fa tutti i gironi, così si stuferà di pensare all'amica mia. Vieni, Bea, te voglio presentare un amico mio, fine e delicato come noi, pieno dei sordi, si chiama Totti. Sei proprio un angelo, almeno parla con noi ed è colto, mica come quel bamboccio davanti.
Io mica lo capisco quando parla. E poi dicono che è il padre della lingua italiana. Ah, oh, c'ha pure una figlia oltre a essere un po' squattrinato che non sa parlare. Andiamo, presentami Totti che è meglio. Certo, con lui ti sentirai finalmente in paradiso! La fate che mi avete nominato? Eccime, c'ho un mar de panza, sol purgato. Sol purgatorio, sono finito qua dopo aver affrontato anni duri, proprio come quelli della prima elementare. Ho studiato molto, leggetti pure il libro, rintintini. Lessi! No, non era Lessi, era proprio rintintini. Poi la biblioteca mia andò a fuoco. C'erano solo due libri, uno lo doveva ancora finire di colorare. Nel primo leggetti sommario, io rispondetti, piacere, sono Totti. Oh, scusatemi se porto l'occhiale sul mento, mi si è abbassata la vista. Tu sì che sei corto? No, non so corto, sono alto 1,80. A Beatrice ho pure estrarre le radici quadrate, ma non lo faccio, se no mi si stirano i muscoli. Qui al purgatorio, Francesco e l'altro, trovo pure il tempo di fare i puzzle. Ieri l'ho finito uno, ci ho messo un anno, sono campione. Sulla scatola c'era scritto da 2 a 3 anni. Carine ste pischelle, oh, ci so pure io sono laziale, mi chiamo Mauri, so calciatore e so pieno dei soldi. Pure io scrivetti una poesia, faceva così. Roma, Roma, va di là, ce potemo giurà, lì rigori, so 3, forza Lazio, olè! Questa sì che è poesia, altro che quella di Dante. Cosa pensi della Divina Commedia? Fata, e mica mi occupo di politica io. Tu che dici, Dotti? Mario, tu hai letto Dante? Certo, ma non mi ricordo chi l'ha scritto.